puntata di Dividendi, bentornati, bentrovati. Eccomi qui di ritorno dalle ferie. Dopo una bella settimana di vacanze, torno bello carico, spero che non abbiate sentito troppo la mia mancanza. Vediamo, partiamo subito fortissimo e vediamo come diventare milionari investendo in azioni ed ETF. Un bel titolo roboante per il video di oggi. Ho già parlato varie volte del mio libro Pensionato a 50 anni, un romanzo finanziario nel quale spiego come poter raggiungere la libertà, libertà che può essere finanziaria, ma anche la libertà di usare il proprio tempo nel modo in cui si preferisce. Ovviamente un bellissimo libro che vi consiglio di leggere. Se non l'avete ancora fatto, lo trovate su Amazon in formato cartaceo e in formato digitale. Come sempre vi invito a mettere un bel like ai miei video per supportare il mio obiettivo di diffondere educazione finanziaria in tutti gli possibili investitori, per eliminare anche quelle paure che possono avere coloro che non hanno mai avuto un approccio agli investimenti. Vi ricordo che gli investimenti hanno un rischio insito nell'investimento stesso, il rischio di perdere soldi, ma soprattutto il rischio di guadagnare. Per il video di oggi mi appoggio a un bellissimo articolo che ho trovato su dividendgrowthinvestor.com. La traduzione dell'articolo è stato fatto con un'applicazione di traduzione automatica, ma vediamo, entriamo nel dettaglio. I detrattori, i guastafeste, possono affermare che $1 milione, che qui viene messo come cifra che può garantire l'indipendenza finanziaria, appunto $1 milione avrà un potere di acquisto inferiore fra 20 o fra 30 anni. Cosa che io condivido pienamente. Ho già parlato nell'ultimo video della inflazione che gradatamente rosicchia il potere d'acquisto dei nostri risparmi. Proprio per questo è inutile e addirittura dannoso lasciare i propri soldi sul conto corrente a marcire. Infatti si dice potrebbero aver ragione questi guastafeste, oppure possono solo essere alla ricerca di scuse sul perché non sono milionari. Come fare per raggiungere la propria indipendenza finanziaria o comunque in ogni caso per creare un bel gruzzoletto di soldi? Ovviamente si parte dal risparmio, si deve guadagnare attraverso il lavoro e bisogna risparmiare una parte di quello che si guadagna. Viene fatto un esempio bellissimo. Ad esempio, se hai iniziato 40 anni fa e hai risparmiato e investito $160 al mese nello Standard & Poor's 500, oggi saresti milionario. Giustamente si dice che $160 al mese è una cifra alla portata di gran parte della popolazione degli Stati Uniti, ma anche da noi 150 euro al mese possono essere risparmiati da gran parte dei lavoratori. Eppure meno del 4% della popolazione degli Stati Uniti è costituita da milionari. Probabilmente in Italia questo dato è ancora più basso. Gran parte dei milionari ha raggiunto questo status avviando o possedendo un'attività piuttosto che investire in azioni. Ovviamente avviare un'attività può capitalizzare il flusso di guadagno, tuttavia gran parte delle imprese falliscono nei primi 5 anni. Quindi avviare un'attività può essere sicuramente più redditizio, ma è anche più rischioso. Anche in questo caso maggior guadagno comporta maggior rischio. Il secondo modo per arricchirsi è attraverso investimenti, aggiungiamo, saggi.
perché ovviamente non c'è bisogno di abilità speciali per diventare un milionario attraverso gli investimenti. Occorre tempo, pazienza e dedizione. Per diventare milionario attraverso risparmi, viene scritto in questo articolo, bisogna avere un lungo orizzonte temporale ed è comunque più facile arrivare a essere milionari attraverso il risparmio piuttosto che attraverso l'avviamento di un proprio business. Quindi, fondamentali i concetti di risparmio, io aggiungo come primo concetto il lavoro, quindi una fonte di guadagno, il risparmio, gli investimenti e il periodo di detenzione. Qui viene proposta una semplice forma e una serie di opzioni sulle quali riflettere, una formula matematica. Se si risparmiano $1000 al mese e si investono al 7% all'anno, si diventa milionari in 28 anni. Con un risparmio di $2000 al mese e un investimento al 7% sempre, si diventa milionari in 20 anni. Addirittura risparmiando $4000 al mese sempre con un rendimento del 7% annuo, si diventa milionari in 12 anni. Se pensi di essere il prossimo Warren Buffett e generi il 17% all'anno risparmiando $4000 al mese, si diventa milionari in 9 anni. Un alto tasso di risparmio quindi porta più vicino all'obiettivo di un elevato ritorno nella fase di accumulo. È stato usato in questo esempio un ritorno, un rendimento annualizzato del 7%, un rendimento che può essere considerato conservatore. Storicamente, infatti, le azioni statunitensi hanno restituito circa il 10% all'anno. Ovviamente questo su un lungo periodo di tempo. Ovviamente i rendimenti annuali hanno avuto fluttuazioni anche importanti, l'abbiamo visto anche recentemente. Magari un anno ha avuto un più 30% e l'anno successivo un meno 10%. Però la media storica accertata è appunto quella di circa il 10% annuo per lo Standard & Poor's 500. Se si sottrae un tasso di inflazione, che qui viene definito il 3%, ovviamente il rendimento reale, quindi quello che rimane realmente in tasca al netto della inflazione, è del 7% annuo, ovvero un rendimento decisamente molto molto buono. Inflazione di cui abbiamo parlato prima, bisogna ovviamente tenerne conto, perché un milione oggi non avrà il potere d'acquisto di un milione fra 20, 30 o 40 anni. Ovviamente in questo calcolo non si tiene conto di tasse e commissioni. Comunque, diciamo che utilizzando anche prodotti a capitalizzazione, ovviamente si può nel lungo periodo beneficiare ulteriormente dell'effetto compounding, ovvero dell'effetto dell'interesse composto. Io lo dico anche contro il mio stile di investimento, che prevede la distribuzione di dividendi. Però alla fin fine, che si investa in strumenti a distribuzione o in strumenti ad accumulo, l'importante appunto è investire, avere il giusto orizzonte temporale di investimento, avere tanta pazienza e continuare a risparmiare e a reinvestire tutti i santi mesi. Ne ho parlato, ricordiamolo, nel mio libro Pensionato a 50 anni. Ovviamente c'è un'incertezza. È possibile che i rendimenti futuri siano anche inferiori alla media storica, ma è anche possibile che si avvicinino alla media o che siano addirittura superiori.
Non è possibile, ovviamente, controllare i rendimenti futuri. Diffidate, aggiungo, di chi dice di prevedere i rendimenti di domani, della prossima settimana o dei prossimi 5-6 anni. Se ti dai ogni vantaggio possibile, ti stai preparando per il successo, anche se i rendimenti futuri ti deluderanno. Proprio per questo bisogna essere preparati a ogni scenario futuro. Avere sempre, come ho detto tante, tante volte, andate a rivedere pure i miei video, teniamoci un piano sia nel caso i mercati continuino a salire oppure nel caso i mercati scendano. Chiunque abbia iniziato a investire $160 al mese in azioni statunitensi negli ultimi 40 anni, oggi sarebbe potuto essere milionario. Veramente qualcosa di incredibile. Partire dal 1980, sì, avresti preso veramente un bel mercato toro molto importante. Altro dato importante, come abbiamo detto, il risparmio. Se spendi tutto ciò che guadagni, non avrai mai i risparmi per investire per la tua pensione. Un alto tasso di risparmio è più importante di un importante risparmio assoluto, più alto. Facciamo un esempio, perché ne parlo anche nel mio libro Pensionato a 50 anni. Ad esempio, una persona che guadagna $50,000 all'anno e spende $25,000 all'anno è migliore di una persona che guadagna $200,000 all'anno e ne risparmia solo 40,000. Questo perché la prima persona risparmia il 50% del proprio reddito, la seconda il 20% del proprio reddito. Ma soprattutto è più facile sopravvivere con un reddito più basso nel caso in cui la vita porti sorprese inaspettate, come ad esempio una perdita del posto di lavoro oppure una posizione lavorativa con uno stipendio più basso. In questo caso, avere un basso costo della vita è un vantaggio, proprio perché sono già abituato ad avere uno stile di vita più frugale, utilizziamo questa voce frugale che tanto va di moda in questo momento. Il pensionamento anticipato è quindi più facile da ottenere grazie a un elevato tasso di risparmio, non generando elevati rendimenti di investimento. Questa è la verità nella fase di accumulo. Ad esempio, risparmiando il 20% del reddito è possibile andare in pensione in 34 anni, risparmiando il 50% del reddito in 17 anni, risparmiando il 70% del reddito in 10 anni. Quindi anche se io aumento il mio risparmio, il tempo che ci vuole per andare in pensione anticipatamente diminuisce, ma meno che proporzionalmente. Allora, vediamo l'ultima schermata. Investire in questo momento è veramente semplice e economico ed è veramente accessibile un po' a tutti, grazie all'home banking e grazie agli strumenti finanziari a disposizione come fondi, ETF e azioni che possono essere acquistati con un semplice click dal nostro computer. Ovviamente investire sapendo che cosa si sta facendo, ok? È possibile scegliere ovviamente tra migliaia di titoli dalla comodità di casa nostra. È possibile scegliere in fondi a basso costo, ci sono migliaia di possibilità. Tuttavia la quota della popolazione in America che detiene lo stock di investimenti è in calo rispetto al suo picco del 2000. Bisogna appunto fare un primo passo e iniziare a risparmiare. Ovviamente c'è chi lo fa attraverso azioni che pagano dividendi, attraverso fondi indicizzati, in immobili oppure avviando attività, ricordando appunto che gran parte delle attività falliscono. Secondo me iniziare un'attività in proprio è una cosa bellissima, perché vedi proprio creare
un qualcosa dal nulla e lo crei proprio te, è però un grosso rischio. Tanto di cappello a che ce la fai, io sono un lavoratore dipendente, chissà, magari in futuro mi metterò in proprio. Per adesso scelgo la via più facile, quella dell'investimento in azioni, fondi ed ETF, in particolare quelli che pagano dividendi. Dai, sono alla soglia dei 500 euro al mese di dividendi, è un ottimo obiettivo che ho raggiunto in questi anni. Il mio obiettivo è superare i 1000 euro di rendimento di dividendi, di entrate passive da investimento da qui al 2030. Ovviamente anch'io ci arriverò o proverò ad arrivarci attraverso il risparmio derivante dal mio stipendio e attraverso gli investimenti, attraverso il tempo che ho a disposizione. Allora, io vi chiedo di commentare questo video, di condividere la vostra esperienza. Lo potete fare sempre qui su YouTube oppure sul mio canale sul mio blog WordPress, sulla pagina Facebook, sull'account Twitter o su quello Instagram. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per ricevere le notifiche quando ci saranno nuovi video. Con questo abbiamo finito, ci vediamo presto, ciao!